Mario alla scuola, andava a prendere la pagella. Speriamo che sia promosso. Guardici, papà che l'aspetta. Poi passa a sapere com'è andata. Arighetto, giusto te, mi porti queste russelli in via Cavour? Righetto, mi hai fatto la notte. Che c'è? Che è successo? Corri! Venite, mamma. Su, signora. Righetto. Vieni, Mario. L'avvocato è ora occupato in un processo. In ogni modo, a Roma mi interessa. Coraggio, signora, coraggio. Mamma, non piangete. Abbiamo fatto tutto quello che era possibile. Abbiamo fatto. Condoglianze. Nicodemo, qualsiasi cosa ti serve, contaci pure. Auto! Quando sei arrivato? Stamattina, con l'aereo. Mamma, adesso andiamo a casa, eh? L'abbiamo portata qui, mamma, a paese. Gianni. Ci abbiamo aspettato tanto, finché si è potuto. Se almeno ci avessi telegrafato, ma così... Dio mio! Righetto, c'è papà. C'è papà. Dove sta Mario? Non lo so. Mario! Era con me. Mario! Condoglianze. Condoglianze. Grazie. Mario, c'è papà. Righetto, è venuto Aldo, è venuto. Guarda, appena arriva anche a Roma, la mamma me la porta a prendere.
Aldo, ti ricordi di Righetto? Se non fosse stato per lui, questi ultimi giorni saremmo diventati matti, saremmo diventati. Grazie. Andiamo, Aldo. Mario, vieni, vieni. È stato in quel punto lì, vedi? Lei usciva dal magazzino e non si può proprio capire com'è successo. Correva a pie altre gambe. Mario, dove vai? Vai da papà. Aldo, il caffè. Mi rotto tutti i ragazzi, andate giù, fate quello che fare, fate quasi tanto. Oh. Aldo, tu che fai? Rimani a Roma adesso? E dove lo trova un lavoro che gli fa mettere da parte più di un milione all'anno, Aldo? E che, vuoi riandare in Africa? Per forza che ci torno, c'ho il contratto. Ci vuole un bel coraggio, ci vuole, eh? Eh sì, uno lavora, si sacrifica e poi guarda il destino. E Mario? Se lo lasci con noi, ci fai contenti. Si era pensato, se tu partivi, di trasferirci a casa tua, io, Rosa e i ragazzini. Vedi, noi dormiamo tutti qui in questa stanza. Ti teniamo la casa e Mario sta qui con noi. Qui vicino c'è la scuola buona, dato che è rimasto un po' indietro. Che? Lascialo stare, ne riparleremo. Cosa vuoi che capisca adesso? È ancora tutto stonato. Mario, non hai fatto gli esami? Su, rispondi. Eh? Sì che ho dati. Bravo. Ma non sono passato. Bravo. Io questo manco lo sapevo. Io non ce lo manderei per niente a scuola. Che serve studiare tanto? Io ho fatto solo la seconda. Beh, mi manca qualche cosa, lascialo a me, che gli insegno a lavorare, altro che scuola. Se non sbaglio c'è anche l'obbligo di andare a scuola fino a 14 anni. E lascia stare l'obbligo, quello che conta è di farne un uomo. So io quello che gli si vuole, non tu, che non l'hai visto neanche crescere. Ah, sì, perché io sono stato a divertirmi. E chi dice questo? Però sei stato sempre via. Ha ragione, questo è vero. Sentite, papà, lasciamo perdere, non è il momento questo. Lo so come la pensate, come la pensi tu. Qui uno che non si rassegna, che pensa per all'avvenire. Per piacere, non cominciate a litigare adesso. Figlio mio, fai come credi. E chi glielo contrasta? Ammetterai però che possa dire come la penso. Mario non ha nessuno e deve stare con noi, che siamo stati la tua famiglia. E che vuole Aldo le più? Così è libero di andare dove gli pare e di fare gli interessi suoi. Miei, vero? Perché io Mario, fai compagnia a papà. Paolo sta giù con Righetto. E tu stai su, forza. Mario, saluta e andiamo a casa. Dove lo porti? Dove vai? Un po' di giorni per non male a Roma ci devo stare, no? Sto a casa mia, guardo i miei interessi e ci tengo mio figlio. Ma lo porti in quella casa? Gli farà impressione. Mario, muoviti. Sì, io mi devo portare a fare l'iscrizione a scuola. Domani ti ci porto io, eh? Adesso andiamo a casa. E che mo, ti sei offeso? Vogliamo ragionare? Se non ti dispiace, preferisco ragionare da solo. Parla piano, che svegli la pupa. E capirai, chissà chi sveglio. Con tutto sto ghiaccio che c'è sta qua fuori. Devi prendere niente? No. Buonasera a tutti. E grazie per la bella accoglienza. Andiamo, Mario. Ecco, l'avevo detto che me la svegliava. Perché non glielo dice lei? Beh, io glielo posso dire, ma non è che lo conosco molto più di voi. L'ho visto una volta quando è venuta a Natale, come i tuoi del resto. L'ho visto stamattina al cimitero, ma non mi sembrava il caso. Oh, per carità, ci mancherebbe, però quando le capita... Senz'altro. A te non te ne importa niente? Ma ora in questi giorni dice che torna ad abitare qui. Così credo, per poco, poi riparte. Ciao Mario, dicevano che restavi con i nonni, invece torni a casa. Oh, eccolo Mario. Come stai, Mario? Buonasera, signor Carosi. Buonasera. Ciao Mario. Quello che dico sta sincera. Condoglianze. Grazie. Mario, senti un po'. Papà riparte, vero? Non lo so. Lo dicevano tutti oggi da nonno. Sai dirmi in mente che cosa ha deciso per la casa? Litigato pure oggi con zio. Litigavano? E perché? Sì, perché la casa la vuole lui. Mario! Hai visto? Lo sapevo che ce la prendevano. Quanta prescia. Se litigano vuol dire che non sono d'accordo. Oh,
offrigli una buona uscita. Calma con questa buona uscita. Sì, calma, calma e campacavallo. Era così buono, le volevano bene tutti. È proprio vero che la vita è legata a un filo. Grazie. Si faccia coraggio. Grazie. Roba è quella? Sono ferie di Righetto. Chi è venuto in questi giorni? Nessuno. Quanto gli ha lasciato? Li tenevo qui per lavorare. E ma se li mettono in bagno ancora deve finire. Questa è nuova, Su, dammi una mano, va. Dopo mi insegni dove sta la roba, facciamo un po' d'ordine. Mario, perché non dici niente? Sei sempre zitto. Ti faccio suggestione. Rispondi almeno. Perché non dici niente? Su, dimmi qualcosa. Quando vai? Bravo. Hai fatto proprio un bel discorso. Bambina. Non fa così.
Permettete, sono Spartaco Cecchetti, il fidanzato della signorina Torelli che abita qui. La signora Bini ci ha detto che voi avete intenzione di lasciare la casa. E così noi siamo venuti per dirvi che abbiamo deciso di prenderla, dato che, come vi dicevo, Tonietta abita qui e le fa comodo stare vicino ai suoi, per cui siamo disposti anche a cacciare una buona uscita, eh? Se permette, devo decidere anch'io quello che mi fa comodo. Certo, però, visto che lasciate la casa... Io non lascio niente. La casa è mia e ci resto. Anche se a lei non fa piacere. Porca miseria! Dopo tutto quello che mi è successo, qui ci trovo solo gente pronta a fare gli affari suoi! Sua disgrazia dagli altri! Sei contenta adesso? Chi lo sapeva che quello era matto? Non insistere più con la casa, se no litighiamo veramente. Beh, com'è andata? Bene, bene, è andata bene, signor. Oh, caro, grazie. Ringrazia la mamma. Adesso va in classe. Ciao, caro, ciao. Anche lei tende, come tanti genitori, a rendere la scuola responsabile delle bocciature. Oh, qui non si trova mai niente con questi operai. Eccolo. Molti genitori la pensano come lei e non sanno che questo errore di prospettive impedisce loro di vedere i figlioli come veramente sono. Sarebbe come dire che mio figlio è un cretino e che è inutile che vada a scuola. Garulli, per favore, va alla fontanella qui nel cortile e mettici un po' d'acqua. Grazie. È bene che i bambini non siano presenti quando si parla di loro. Nella mente del fanciullo ogni nostra parola acquista un valore eccessivo e poiché noi non sappiamo pesarle... Il fatto che il bambino sia stato bocciato non significa che il bambino non sia intelligente, è soltanto svogliato, svagato. Dovrebbe essere seguito e se i mezzi lo consentono, bisognerebbe mettere il bambino in un istituto. Ora, se ben ricordo, l'anno scorso è stato anche parecchio assente. Mario, aspetta fuori e chiudi la porta. Ma no. Vieni, vieni, caro. Hai avuto la pertosse, vero, l'anno scorso? Che hai avuto? Io niente. Eppure mi pare di sì. Adesso vediamo subito. Abbiamo chiuso anche la scuola per l'infezione. L'ho avuto pure io. Vedi? So che la povera signora gli ha fatto dare delle ripetizioni, almeno così mi disse. È vero? Ma chi ti ha dato lezione dopo che sei stato malato? Righetto. Righetto, sì. In tutti i modi, signora, ho deciso. Il bambino lo mando qui e gli faccio ripetere l'anno. Andiamo, Mario. Buongiorno. Sono contenta. Arrivederci a presto. Andiamo. Dì un po'. Tu l'hai mai portato i fiori alla direttrice? No. Lo sapevo. Vatti a scrivere, va. Poi vai in classe. Ci vediamo a casa a mezzogiorno. Che passa? Lavori in corso. Ma insomma, da che parte si è? Di là! Di là! Di là! Di là! Mario, ma dove vai? Che c'è scuola oggi? Non dire balle, stanno tutti lì, l'abbiamo visto insieme. Quelli sono dall'altra classe, noi cominciamo lunedì. Ah, l'iscrizione l'hai fatta? Sì. Ma sei sicuro che ti scrivano? Boh. Perché sai, non vorrei, quella chiacchiera, chiacchiera, ma con me non attacca. Beh, adesso che fai? Niente. Che scuola. Lunedì hai detto? Sì, però martedì è vacanza. Pure. E che cominciano a farlo?
Vieni con me. Cammina. Ma quando non vai a scuola che fai tutto il giorno? Vado al campo a giocare. E chi stai sempre a giocare? Uffa, andavo da nonna. Oppure andavo allo scarico. Dove? Da Righetto, dove lavora la mattina. Ma non lavora dai nonni? No, dorme dai nonni e fa le pulizie la sera, ma la mattina va allo scarico a via Casellino, è un'officina grandissima. Lì si guadagna tanti soldi, quanto sono grande mi piglia anche a me, perché là c'è tanto da fare. Ah sì? E che lavoro è? Te l'ho detto, c'è l'officina e c'è tutto. Quando lavoro mi danno i soldi pure a me. Ci sono da andare anche da solo, eh? Che fabbrica? Che officina è? È un posto grande, ci sono le macchine, tutto. De Ghezzi è stato fortunato, lo dice sempre. Hai visto quel piatto tutto d'oro che sta a casa? L'ho portato io di là. Sono in tanti a lavorare. Il nome non me li ricordo, ma però mi ha detto Righetto che pigliava l'altro. Se non ero piccolo, pigliava anche a me. Beh, ora andiamo, vieni con me. Dì un po', dove è la fermata dell'auto? Là. Andiamo. Con loro, va. Che da solo faccio prima. A mezzogiorno, trovati a casa. A mezzogiorno, capito? Resti con lui, non è vero che vai a stare con i nonni? Boh. E dovunque sono stato, ho visto case, dighe, officine costruite dai lavoratori italiani. Indietro. Questa indietro. È opera indietro. Degli italiani, indietro. Mi dicevano. E allora? Mi sentivo fiero di appartenere a questo popolo di costruttori. Voi che partite, sì, vi comandate. Sì, silenzio, per favore. Cosa mai vi attende in quelle contrade lontane? Dottore, silenzio. Bene, io vi dico... Bella cerimonia, eh? Vi attende... Scusi, dottore, se sono venuto a cercarla fino qua, ma siccome devo partire fra 8 giorni, bisogna avvisare... E tra 8 giorni parti. Ma io non ci posso andare più. Zitto! Non esiste più l'emigrante italiano. Esiste il lavoratore italiano che parte a viso alto e fiero, consapevole di essere un ambasciatore del lavoro. Auguri e buon viaggio. Auguri e buon viaggio. Auguri e buon viaggio. Presto, salite. Auguri e buon viaggio. Su, su, salite. Auguri. Andiamo, su. Auguri.
auguri e buon viaggio! Senta. Ah, ma sei tu. Quello che gli è morta la moglie. Mi sembra ieri che mi veniva qui ad accompagnare. Ti capisco. Non si scende, ho detto che non si scende, avete capito? Salite! Ho visto la situazione qua e non posso più tornare. Sì, ma a parte tutti i soldi che ci rimette con la rottura del contratto, fai una bella fesseria, scusa. Ti avevo pure trovato un'occasione. Ti facevo partire come accompagnatore, neanche le spese di viaggio. Ma insomma, parlo turco io. Vi ho detto che non si scende. Non posso, c'ho ragazzino. E vedi che ti preoccupi, lo sistemiamo, lo mettiamo all'orfanotrofio degli Antonelliani, che è un paradiso. Ma insomma, grazie, ma io... lo facciamo questo appello, sì o no? Adesso lo facciamo. Fazze Ricarlo, de cervi sermesto. Ma che fai? Ti sei matto? La vedi quella? Eh? Ha fatto 10 giorni. Che? L'hanno presa le guardie e l'hanno messa dentro. Non è la prima volta. E chi ha rubato? Ma? E allora, che c'hai da dire te? Niente. Niente. Volete guadagnare qualcosa? Sì. Sì. Vi offro una sigaretta per uno. Non fumate, eh? Meno male. Vi offro 10 lire a testa, va bene? Che c'è da fare? Che c'è? Fatemi qualche viaggio. Ho da pulire tutto oggi. Sta fermo. È così. E io con quella bimba. Ah, te? Ci vorrebbe un altro secchio. Va a fartelo prestare, vai. Ah, oh, e noi l'acqua. Signora, signora, mi hai preso la bagnarola? Ma va a giocare, va. C'ho da prendere l'acqua. Pia quella lì, va. E levate di mezzo e vattene a giocare. Scusate, sta qui un certo Righetto. Righetto o no, non c'è. Ehi, lei, chi è che cerca? Scusate, cerco un certo Righetto. No, no, qui non c'è nessun Righetto. No, no. Eccolo là. Righetto! Righetto! Cercavo giusto te. Da quanto tempo è che lavori qui? Mi ha detto Mario che ti trovi bene. Sì, sì. Ci hai messo molto a imparare il mestiere. Non è difficile. Ah, ma tu hai capito male. Io lavoro qua. Qua? E che ci fai? Si recupera. Con gli scarti si fa un po' di tutto. Ecco, vedi laggiù, fabbrichiamo la segatura. Segatura? Sì. Lavoro da poco, si sa. Ma il pomeriggio... devo sempre fare le consegne per tuo suocero. Perciò non potrei prendere un lavoro per tutta la giornata. Ci faccio anche 15.000 lire al mese. Mica male, no? Poi ho tanti lavoretti extra. Faccio un po' di tutto nel quartiere. Faccio l'elettricista, il falegname. Sì, insomma, per piccole riparazioni. Mi arrangio. Ma se fin Mario questa era una legge e tu ci guadagnavi milioni. Beh, per un bambino si capisce qua, è un divertimento. A me mi sa proprio che Mario è scemo. No. Sì, buon lavoro. Eri venuto a vedere se qua c'era lavoro per te. Per essere ci sarebbe, ma tu hai un mestiere in mano. Non ti conviene. E chi lo sa, quello che mi conviene. Dì un po'. A quella scuola dove volevano mandarlo i nonni, sa se lo tengono tutto il giorno. Mi hanno detto che tu te l'hai informato. Ah, non lo so, ma posso chiedere. Ci ho fatto dei lavori. Sono delle monache. Monache? Sì, sì. E sembrano così brave. Mi hanno fatto buona impressione. Beh, informati un po'. Non pensare che Mario sia stupido. Non lo capisco. Mario è intelligente, molto intelligente. Vedrai a starci assieme, è meglio della compagnia di un uomo grande. Sta con lui e poi me lo dici. È solo un po' timido, selvaggio. Non sa abituarsi alle domande inutili come fanno a scuola. Magari per un mese la maestra non lo guarda neppure, poi improvvisamente un giorno lo chiama
e gli chiede: cos'è un quadrato? Cos'è un cerchio? E lui non sa rispondere perché non impara come un pappagallo. E così passa per scemo. E invece no, al contrario, è intelligente. Lui vede un cerchio e subito ti capisce che è diverso da un ovale, perché il bordo del cerchio è sempre alla stessa distanza dal centro. Lo capisce subito, come capisce tutto, tutto. Vedrai che ho ragione. Si vede che ha un po' di senso pratico, come me. È un bambino come pochi. Quando veniva qui, la mattina mi passava in un baleno. Senti, Righetto, ho visto che hai fatto dei lavori a casa mia, se ti devo qualcosa. No, no. Sei stato pagato. Insomma, se devi avere qualcosa, dimmi. Niente, niente. Arriviamo il sacco, sono andato a me. Ma voglio sapere. Eccolo. Arriviamo il straccio, sono andato a me, lo dai. Claudio mi ha preso lo straccio. E se gli do un straccio, con che lavoro? Ecco, prendi questo. Che c'hai lì? Ti è morto qualcuno? Mi è morta la madre, sotto un camion. Oh, poverino. E quella che è morta pochi giorni fa? Ho capito chi era. Tanto carina. Chissà tuo padre. Doveva volerle così bene. Li vedevo tante volte passeggiare lassù. Ci avevo fatto caso proprio per questo. Lui così piccoletto e lei che se lo guardava tutta contenta. Sì, sì, c'eri anche tu qualche volta. Ma quello non è papà, quello è Righetto. Ah. Andiamo. Allora, posso fidarmi? Fate tutto per bene, eh? Riportate il secchio alla signora e il mio lasciatelo qua. Vi regalo 50 lire per uno. Grazie. Grazie, signorina. Grazie. Ma non vi abituate. Quando sarete grandi, mi farete i regali voi. Ehi, te, non mi piaci, sai. Su, sbrigatevi, lavorate. Te le conservo. Ma scemo. Mario! Complimenti. Sei resta come la voce. Finirà il tuo amico. Mario! Non prende scarpe, no! Mi ha aiutato davvero. Lo pago, sai. Tu lo devi lasciare stare, quel ragazzino, che non c'ha bisogno di niente. Sentilo, cosa gli faccio? Ma cammina, va. Oh, giusto perché sei muto, sai. Cammina, dai. Mario! Sono qua, che vuoi? Guarda come ti sei ridotto, tutto sporco. Mo dobbiamo andare a casa a lavarci. So questi i giochi che fai. Se ti ritrovo a trafficare con quelli, vedi gli schiaffoni che prendi. Ho anche pagato. E tu glieli dai i soldi? Io non ce l'ho, ce l'è Claudio. E conosceva pure mamma? Sì. Invece sì. Me l'ha detto lei. Ah, sì. E conosceva pure Righetto? Pure. Certo. Si credeva pure che era mio padre. Meglio, sai che affare ci facevi? Sbrigati, dai, andiamo. Guarda in che stato sei. Se ti trovo ancora a trafficare con quella, senti. Ma che mi avevi detto, De Righetto? Quello è un mondezzaio. E guai a te se ci vai ancora, te prendi pure la rogna. Quando sono grande vado a lavorare là. Capisci proprio niente. Tieni, mangia. Ho portato un po' d'acqua per il bambino. Grazie. E poi girati che ti va tutto per traverso.
Che cos'è quello? Questo? Sì, quello. Un piatto. Scimo, tutti sanno che è un piatto. Ma com'è? Guardalo bene, che voglio farti un po' d'esame. Che forma ha? Beh? Che ne so? Che forma ha questo? Questi due piatti sono uguali? Sì. Ah sì? E perché? Non vedi che sono tutti e due bianchi? T'ho detto, che forma ha? La forma è di un piatto. Tiè, ma... Ma no, vieni. Ti ho detto che non posso. Non puoi o non vuoi? Sei arrabbiato. Ciao. Aspetta. Mi sta venendo il torcicollo. Tanto, dove dici tu, non ci vengo più. Non è mica una novità, no? E scendi, ma perché pensi sempre a male? Tu lo sai perché. Allora se lo dici tu. Aspetta, aspetta, scendo. Però mi prometti. Sì, sì, ti prometto. Basta che facciamo presto che qui fa caldo. Ma che fai? Niente. Ma già. Ma vieni a dormire che fa caldo. Te dico io. Oggi che fai? Non vorrei stare tutto il giorno in casa ad acchiappare mosche. Tanto al campo a giocare non ti ci mando, eh? O vieni con me o resti a casa. Solo? Sì, solo. Perché? Hai paura? Io? Sì. Andiamo, vieni a dormire. Non ne va. Ma cammina. Un mascalzone, un materiale. Sarà piaciuto pure a te, eh? Ma io te l'avevo detto che non volevo. Poi pare che ti offendi. Ma adesso basta, eh? Adesso ci sposiamo. Mi sono stufata di sentirmelo dire tutte le domeniche, anche dal confessore. Russo, confessore. Dammi un bacetto, eh? Non va. Mario, dove vai? Là, sulle giostre. No, non t'allontanare. Fammi la cortesia, non te muove. Ma lascialo un po' costare, quel bambino. E tu perché non ti impicci dei fatti tuoi? Io mi impiccio di quello che mi pare. E parli sempre a sproposito. E ti rendo anche quello che hai dato a mio figlio. Quanto gli hai dato? Quelli sono affari miei e di tuo figlio. No, sono anche affari miei, vieni. Io li prendo, cosa ti credi? Che guai. Non c'è bisogno che ti offendi. No, m'offendo. Ma
Ma ragazzino mio, non c'è bisogno di niente. Non è il figlio di uno straccione come credevi te. Io non credo niente. E andiamo, se me l'ha detto Mario. Detto cosa? Guarda che non c'è niente da nascondere. Ma chi te capisce, te? Ho detto che non c'è niente da nascondere. È inutile che fai la misteriosa. Ehi, ma cosa vuole questo da me? Io la spia non l'ho fatta mai, sai. È inutile che stai a stuzzicarmi. Ma che spia? Lo vedi che sei tu che pensi a male, quando non c'è niente da pensare a male. È roba da matti. Ma io non sono matta. È lui che prima mi fa le domande, poi si arrabbia se rispondo. Ma arrabbio sì, perché non rispondi. Hai detto a mio figlio che credevi che io fossi un altro. Se ora dici che non è vero, è perché ci metti malizia quando non c'è malizia da mettere. Ma non ci siamo intesi, non ci mettevo malizia. Non ti conoscevo e basta. E mo ve conoscete. A me mi dispiace. Buonasera a tutti. Andiamo, Mario. Andiamo a casa. E a capo a giocare non te ci mando più. E te metto pure il collegio. Ehi, senta! Dici a me? Tutto qui. Senta, per quella faccenda, se vuole possiamo riparlarne. Dice della casa! Che ce la dà? Beh, se ci mettiamo d'accordo... E certo che ci mettiamo d'accordo, no? Bene, parliamo con comodo, perché forse abbiamo preso un altro impegno. E quando vuoi venire a parlarne, sa dove trovare. Mario, andiamo. Ma allora lo fai apposta. Scema, se fai vedere che c'è tanto interesse. Sei quello quando ci chiede di buona uscita. Tu vuoi fare il furbo, ma io sono più furba di te. Che ti credi? Ci mando papà. E se non ti va, dico a papà anche il resto. Antonietta, vieni qua. Toniuccio. Ma che ti credi? Che non ti sposo. E dammi il suo bacetto, vieni. Mario, senti. Ma perché fai così? Abbiamo parlato tanto per niente. Andiamo soltanto a vedere, no? Ammica te mangiano. Andiamo, vieni su, dai. Fate tutto per farmi sfigurare, te. Lo sai che questo è il miglior orfanotrofio di Roma? Mica sono orfano io. Come? Non sono un orfano. Lo vuoi il cocombe? Adesso mangiamo, e poi dopo andiamo a vedere. Ormai ci aspettano. Se sapessi per trovare sto posto quante raccomandazioni ci sono volute. Tieni. Prendi. E smettila di far così. Mangia. È buono, sai? Su. Cerca di capirmi, Mario. Da quando mi è successa quella disgrazia, io qui non mi ci posso più vedere. Nessuno mi capisce. Questo è un paesaggio. Non c'è avvenire per chi lavora solo di braccia. Io ho cercato lavoro, ma tutti ti vogliono sfruttare per 2 lire. Però Righetto sta qua. Per una volta tanto vogliamo lasciare da parte Righetto e pensare alle cose nostre. Io là non ci vengo. Ma io ho un'occasione unica. Non la posso perdere. Senti, parto dopodomani e non pago neanche il viaggio. A te dove te lascio? Dei nonni. No, dai nonni no. Quelli ti fanno venire su ignorante. E tu invece devi diventare una persona intelligente. Pensa, io vado fuori a lavorare e tu resti qui a studiare. In un paio d'anni ci facciamo un avvenire. Su, da bravo, vieni con me. Ma insomma, dove vai? A casa. Per favore. Andiamo soltanto a vedere. È un bel posto. Vuoi obbedire a tuo padre? No, vado a casa. E allora vai a casa. Buongiorno a tutti. Ma guarda chi sei. Buongiorno, siete. Aldo. Hai portato Mario? No, è a casa. E perché non me l'hai portato? Avrei bisogno di un consiglio. Anzi, più di un consiglio o di un piacere. Posso restare qua oppure disturbo? Ma che discorsi sono questi? Siamo in famiglia. Ciao.
Ciao. Sai, alle volte non si sa mai. Righetto, per favore, me la porti al bar, grazie. Dunque, volevo dire che ho deciso e fatto. C'è un'occasione che non posso perdere. Faccio l'accompagnatore, torno nel Kenya. Quando parti? Dopodomani. Mario lo mette in collegio e ci vogliono i documenti. Ho preso informazioni, ma per domani non ce la faccio. Vorrei che ve ne occupaste voi. Perché lo metti in collegio? Lo senti, lo metto in collegio. È che lo ammazzo. Mica l'ammazzo, no? Lo faccio per dargli un'educazione. Vado a lavorare per lui, no? E che strillate, ve sentono per strada, ve sentono. Ciao, Aldo. Ciao. Che succede? Niente, andiamo di qua e non facciamo tanto ghiaccio. Rosina, chiudi la porta. Beh? Povera figlia mia, com'è riuscita bene in questa fotografia? Quando gliel'avete fatta? Mica la conoscevo questa. Non te l'ho mandata, Ada. Sarei fatta un paio di mesi fa. No, non me l'ha mandata, no. Come si trovò qua? Deve essere quella che abbiamo dato a Righetto. Lui dorme qua. Me l'hanno ammazzata. Fra un paio d'anni avrebbe avuto una casa, come dico io. Avrebbe avuto tutto, come dico io. Sarebbe stata una regina. Sì, signore, una regina. Perché ce l'ho l'intelligenza. Ce l'ho la forza nelle braccia e finché ce l'ho l'adopero. Vorrei sapere perché Mario non lo lasci con noi. Mamma, là studia, cosa che qui non ha fatto mai. Vedete che è stato bocciato. Tu avrai ragione, non dico di no. La pensi a modo tuo. Io penso giusto. Insomma, senza stare a discutere, me lo volete fare questo favore, sì o no? Mario è più contento di stare con noi. Mamma, lasciatelo perdere. Con lui non c'è da discutere. È abituato a fare come gli pare. Intanto lui parte e noi restiamo. E Mario lo andiamo a levare dal collegio. Ah, sì? Perché io sono fesso. Avete fatto bene a dirmelo. Mario è mio figlio e non lo faccio crescere come i figli di questa sanguisuga. Se ce l'hai con me, tanto per parlarsi chiaro, io la sanguisuga... Io ce l'ho con chi non sa vedere più lontano dal naso suo. Che gli lasci tu ai figli tuoi, eh? Calma. Li vuoi sfruttare come sfruttano questo disgraziato di Righetto che dorme dentro questo buco? Calma, figlio. Ma che calma, che calma. Io penso al domani, penso al poi. E me la caverò anche senza il vostro aiuto. Aldo! Mario, che fai qui? Eh? Mario, guarda, guarda questa bottiglia. Eh? Che c'hai? Non ti piace? Lo sai che ci puoi fare un lume bellissimo. Se lo regali a tuo padre, vedrai com'è contento. Tanto se ne va. Ah, se ne va? Ah? Quando? Subito? Dopodomani. Dopodomani? Ah, gli sarà scaduto il permesso. Ma dove vai? Non ti scordai a pigliare, ridagli il cuoio, eh? Sì, sì, ci vado subito. Dove vai? C'ho una bottiglia più bella della tua. Ah, sì? Vediamo. Vediamo se è più bella la tua o la mia. Dov'è? Eh? Qua dietro. Papà mi vuole mandare in collegio. Beh, ma in collegio si sta benissimo. Pure io ci sono stato. Quando? Quando ero piccolo. Lo sai che ti fanno fare la recita? E poi ti danno la divisa. Quello là non è un collegio, quello là è una casa per gli orfani. Ma che c'entra? Sempre collegio, eh? Dove passa il filo della luce? Bisogna bucare il fondo. Sì, però c'è pericolo che si rompa. È certo che si rompe. Allora bisogna lasciarlo volante. Farà un bellissimo effetto lo stesso. Si riempie tutto di acqua colorata, eh? Verde o rosso, che dici tu? Proviamo, casomai la cambiamo. Senti, perché non posso restare qua? Io faccio il lavoro e te le vai a vendere. Mi sistemo dietro l'officina dove dormiva Tony. Ma qui è brutto. C'è aria cattiva. A me mi piace. Mario, tu devi obbedire a tuo padre perché quello che fa è per il tuo bene. Ma va in Africa! Sai chi ci va per lavorare? Ma non può lavorare qua. Mario, devo andare a prendere gli scarti alla fabbrica delle scarpe. Vieni con me. Se tu mi prometti che ritorniamo qua, io ci vengo. Io a casa non ci vado. Beh, ora vediamo, eh.
Andiamo a bere qualcosa? Non si può lasciare la roba sola, ci stanno quei ragazzini. Ma noi la teniamo d'occhio. Se avvicinatevi meno! Due grattacchi. Una verde. Due verdi. Quando viene il ragazzino prendiamo anche magliette e pantaloni. Ma mi raccomando, che sia tutto pronto per domani. Beh, io faccio il possibile, basta che si asciuga. Con questa giornata, e si asciuga sì. Poi dice che uno è nervoso. So tre ore. Ma che dico, so quattro ore. Che aspetto che venga a casa. Sono ragazzi, non pensano che i genitori intanto stanno in pena. Piuttosto mi dispiace, ma non posso più aspettare. Vuol dire che l'altra roba me la manderà dal ragazzino. Capisco. Quando uno è stato toccato da una disgrazia, pensa sempre al peggio. Ma se sta giocando? Sta giocando, glielo dico io. Ma che faccio adesso? Chiudo casa? Che avete visto, Mario? Io mi chiamo Mario. Pure io. Pure ma no, mio figlio, quel ragazzino così. Ce ne stanno tanti, ma chi lo conosce? Eccolo, Mario, lui si chiama Mario. A voi che ce ne stanno. Mario! Hai perso un'altra volta tuo figlio. Bisogna che te lo tieni al guinzaglio, sai? Mario! Dico sul serio. Al Tritone ho visto una signora, una vera signora, un'americana, che teneva al guinzaglio un bambino. Sì, era più piccolo del tuo, ma insomma... L'hai visto giù al campo oggi? Dopo la sgridata che gli hai dato, ma ti pare che abbia il coraggio di tornare da me? Mario! Ma non te la prendere! Se lo trovo lo faccio nero. Quando uno lavora non ha tempo di badare i bambini. Io lo metto in collegio. Forse fai bene. Anch'io, sai, un bambino. Ho dovuto metterlo in collegio. Su, al paese mio. Se no, come facevo? Io devo lavorare. Come ti? Guarda che bel bambino. Quando che lo vado a trovare, quasi non mi riconosce. Come te. Anche te stai sempre via. Ehi! Un mestiere vale l'altro. Cosa ti credi? E chi dice niente? Pazienza. Lo facciamo per i figli. Speriamo che quando siamo diventati vecchi abbiano almeno un po' di riconoscenza. Magari poi ci diranno, ma chi te conosce? Chi t'ha mai visto? E ci trovi tanto da ridere. E cosa vuoi che mi metta a piangere? Facciamo i conti! Stavo guardando in questura, lo sai? Scusa, è colpa mia. Mario non c'entra. Tu impiccioli dei fatti tuoi, capito? No, t'ho detto che è colpa mia. Mandalo a casa, devo parlarti. È importante. Insomma, devo impicciare dei fatti tuoi? Fammi il piacere, Mario. Portalo a casa, va. È molto importante, te l'assicuro, credimi. Fila a casa e non te muovere là, capito? L'ho trovato allo scarico. Non voleva più tornare a casa, allora per distrarlo l'ho portato con me. L'ho calmato un po'. Ha paura che tu lo metta in collegio. Certo che ce lo metto. No, no, non lo mettere in collegio. Se ce lo metti soffrirà troppo. Ada non te lo perdonerebbe mai, lo so io. Tu sai sempre tutto, eh? Sì, per un'altra cosa. Non partire. Resta qui con noi. E ti sei scomodato per dirmi questo? Tante grazie. Soltanto se non ti dispiace, io faccio come mi pare a me. E se me te levi dai piedi, mi fai un regalo, intesi?
Aldo, io lo dico per te e per Mario. Se lo metti in collegio, se parti, sei un vigliacco. Io vigliacco. Io sono un vigliacco. Avete montato mio figlio contro di me e hai il coraggio di chiamarmi vigliacco! Tu, proprio tu! Vieni, bambola, che danziamo. Vieni qua, bambola. Nessuno l'ha montato contro di te, nessuno. Chissà che cosa pensi. Anche di Ada, ma non è vero niente, credimi. Ada? Perché Ada? Ti credi in diritto di sospettare degli altri. Da quando sei tornato non fai che parlare del tuo sacrificio, ma non pensi a quelli che hanno sofferto per la tua lontananza. Se Mario non ti vuol bene, non è colpa sua e nemmeno di Ada. Non aspettava che te. Io lo so quanto l'hai fatta soffrire. Non ti sei mai preoccupato di lei. Come hai potuto, eh? Era una donna giovane. Che è stata per te? Adesso me lo devi dire. Spiegati! T'ho detto spiegati! Niente, non c'è niente da spiegare. Parlo solo per il bene di Mario. Devi stare con lui. Mario... E perché ti importa tanto di lui, eh? Ma devi dire che c'è stato fra te e Ada! No, Ada, ha amato solo te! Non voglio sapere niente. Sta zitto. Zitto. Aldo, stammi a sentire. Devo spiegarti. Non per me, ma per lei. Non è stato come tu credi. Aldo, devi ascoltarmi. Tu li hai voluti far felici. Col benessere che sapevi di poter procurare con un sacrificio. Lei era troppo orgogliosa per dirti che avrebbe preferito rinunciare a tutto. Stare peggio pure di averti vicino. Tu ogni volta che partivi dicevi che era per l'ultima volta. Poi ti prendeva la voglia di fare di più. Credevi di poter fermare il tempo e che lei ti aspettasse. E ti aspettava infatti, ma non era felice. Ti ricordi quando sei partito dopo la tua ultima licenza? Non siete mai contente. Lei si lamenta che il marito non pensa alla famiglia. Tu che hai la fortuna... No, non mi lamento, no. Lei non si lamenta, piange. No, non piango. Dico solo che preferirei stare lì, in quella baracca, con lui... con Aldo, piuttosto che sta sola in una reggia. Vorrei vederti poi in pratica. Il tempo passa presto. Per me quest'anno è passato senza che me ne sia accorto. Beata a te. A me mi sono sembrati 10 anni, altro che un anno. Quando Aldo è venuto qua, manco ho fatto a tempo a dirgli bentornato che già gli ho detto ciao. Sei scema. Io potevi dire rimani, no? Perché non gliel'ho detto? Ma lui dice, quando ci si ferma chi parte più? Ancora 2 anni ho di che mettermi il proprio. C'ha quell'idea fissa dell'officina. Io gliel'ho detto, portaci con te, no? Ma che? Tu stai bene qua, non ti manca niente. Quelli sono posti brutti. Se venite con me non c'è più convenienza, bisogna piare a casa e tante complicazioni. Quando uno si sacrifica è meglio che si sacrifichi fino in fondo. Io sto in baracca e faccio economia. E io sto qua sola. Ci avete tutta la vita per fare l'amore. Sta zitto, papà, va. Vedrai che poi sarai contenta. Sai che se metto l'officina, in un anno vi fate pure la macchina e pure la televisione. E che non me la voleva fare la televisione? Dice così la sera a casa, te la vedi? Sì, come una scema. Poi magari sta un altro anno fuori per pagare le rate. No, non la voglio la televisione, non la voglio. Se me la porta, la scavento giù dalla finestra. Beata te che sei così innamorata di tuo marito. Ada, Mario si è sentito male. Ha vomitato. Dove? Fuori, nella strada. Amore, Mario, che hai fatto? Che è successo? È venuto tutto su. Amore, non piangere, che ti viene l'insulto. Non sarà mica la tosse convulsa. Bevi piano, piano, eh. Piano, amore. Piccolo, piccolo. No, non bere, col vomito non deve bere.
Mamma, male non gli fa perché non hai vomito di stomaco. Che strazio, se la convulsa. Ti ricordi miei l'anno scorso? Aspetta che ti vado a prendere lo sciroppo che mi ha dato il dottore. Amore, piano. È lei, lei, la conosco. Dice che portarli al mare gli fa tanto bene. Si fa presto a dire. E come ce lo porta? In pensione non lo prendono, in treno non lo fanno salire. E che c'è bisogno del treno? Ce li porta Righetto, col furgoncino, la mattina presto. Righetto? Per me, volentieri. Adesso non ci mancava che questa. Già, già sei tanto stranito, Aldo, perché dici che il bambino è gracile, nervoso. Ma non è nervoso. E che lui si può dire che il padre non lo conosce per niente, non c'ha confidenza. Ma lo sai che ogni volta che gli parla questo si mette paura? E vagliela a spiegare, Aldo, mica lo capisce, sa. Lui dice che il bambino gli deve voler bene lo stesso anche se non lo conosce. Bella pretesa. La tosse di Mario era proprio tosse convulsa. E così il primo giorno di sole li caricai sul furgoncino e li portai al mare. Ecco qua, siamo arrivati. E qui davvero non c'è nessuno. Grazie. Adesso vai laggiù vicino all'acqua dove la rina è dura. No. Grazie. Ma tu vai via? No, e chi ti riporta indietro? Io aspetto qui. Vieni, Mario! Ma cammina, vieni giù che giochiamo! Mamma, diglielo tu! No, Righetto non c'ha voglia di giocare, già si è preso il disturbo di portarci fino a qui. Per carità, a me fa piacere, è solo che non vorrei disturbare. Ma che dice, venga se vuole. Righetto! Vado a prendere i cuscini e così siamo più comodi. Che mica sono morta, no? Mamma mia, che paura! Mario! Hai visto? Devi star calmo! Lo porto vicino al mare, vieni. No, no, grazie. Domani porterò una bottiglia d'acqua grande così. Non pensavo facesse così caldo, sembra già estate. Che dice, lo sveglio? Sarà tardi? Ma no, non è tardi. Lo lasci dormire se non ha chiuso occhio stanotte. Ha tossito sempre, sempre, mi sono messa una paura. Dovrebbe chiamare sua sorella o sua madre a dormire da lei, l'aiuterebbero. Ma no, ma chi glielo dica fa? Tanto non dormirei lo stesso. Farebbe compagnia, sta sempre così sola. Io a lei gli voglio domandare una cosa, ma lei mi deve rispondere proprio come se la sente. Oh, si meravigli, sa. Lo sa come succede? Noi donne, quando ci sposiamo, è come se perdessimo confidenza nei genitori, pure nella sorella. Chissà com'è, ma è vero, sa. Certi discorsi non si fanno più. E anche se li facessi, sono sicura che non mi risponderebbero la verità. Ma una cosa così, tanto per farmi contente. Non potrebbe essere che Aldo pensasse a un'altra, che abbia qualche altro interesse. Ma sì, che ne può sapere lei? Perché? C'è qualche cosa che le fa pensare questo? No. No, Aldo quando è venuto l'ultima volta, per carità con me, era come appena sposati, pure più affettuoso. Ma no, non dico questo. Io dico, ma se non c'è una necessità obbligatoria, come il disco, che la guerra e ti richiamano. Ma lei la lascerebbe la moglie sola per tanto tempo, sia pure per lavorare per lei, per la famiglia, eh? Io non posso giudicare. Aldo è un uomo forte, coraggioso, sicuro di sé. E per esempio lui va laggiù e sa già che guadagnerà molti soldi.
E lì guadagna davvero. Io, pure se ci andassi, non saprei da che parte incominciare. Sì, perché io che cosa sono? Non so bene nemmeno io quello che sono. Se avessi una moglie, un figlio, avrei bisogno io del loro aiuto. Me li vorrei tenere vicini sempre, sempre. Perché solo così potrei essere felice. È una debolezza. Un uomo ragiona freddamente. Deve pensare all'avvenire anche se gli costa dei sacrifici. Io vivo alla giornata. Ma no. Oh, finalmente ti sei svegliato. Lo sai quanto hai dormito? Ammappati la rena che c'hai nei capelli. Vieni qua, metti giù la testa. Sta fermo, Mario. Oh, sei scottato come se fosse estate. Domani facciamo il bagno. Sì, meglio. Di maggio e con la tosse. Ai, mi fai male. Fallo a lui, vedi quanto rena che c'ha. Sì, a Righetto dopo. Prima lui. Giù la testa, Righetto. Eccomi qua. Forte, come va me. Va bene. Quanta rena c'ha Righetto. Pure sulle spalle. Mario, torna qua. Mario! Ci siamo tornati quasi tutti i giorni. Mario migliorava a vista d'occhio. Il giorno prima che riprendesse la scuola l'ho voluto accompagnare al circo. Non vorrei farle fare brutta figura se pensano che io sia il suo marito. Beh, perché? Perché... Su, soffia dentro il trombone! Qui! Soffia! Ma no, no! Forte! Ma non così! Chi ti ha dato la patente? Soffia, su, forte! Aspetta, adesso. Adesso vengono, ma come? Non ti piacciono i pagliacci? No! Ma quelli non ci stanno? Sì che ci sono. Sono laggiù. Proprio laggiù? Laggiù. Eccolo qua. Così ti sei malato, eh? Ci dà una bella faccia tosta. Non ti fare più vedere sul lavoro, perché con me è finita. Quando uno non lo vuol fare un lavoro, non lo accetta. Ma non ho potuto, mi dispiace. Comunque, mico già preso un altro. Riccardi, dove andavo a lucidare i mobili. Ah, è quello. E mo come si fa? Ha perso il posto per portarci al mare. Ma no, non ho perso niente. Fa sempre così, si arrabbia. E poi gli passa. Sarà, ma non mi pare. C'aveva una faccia. Che stupidaggine. Quei tempi che corrono.
con la difficoltà che c'è a lavorare, a trovare un impiego. Sono proprio arrabbiata, Righetto. Ma no, non ci pensi. Sono stati i giorni più belli della mia vita. Gliene sarò sempre riconoscente. Dici che la poggiola non ce l'hanno data. E domani ci mandi lei. Eh? Tuo padre è tornato? No. E allora diglielo subito. Tanto c'è la fortuna che tuo padre sta via. Eh? Lo sai che io mica me lo credevo che te bocciavano? Pure io. Vuoi che l'ammazziamo? Allora, che hai deciso? Niente, vado a casa e glielo dico. Dici che ti mena? Ma io il pensierino l'avevo fatto bene. È un'ingiustizia, glielo dico pure io a tua madre. Guarda cosa hai fatto! Dammi la matita! Tu scrivi dappertutto meno che a scuola, poi te ne accorgerai. Ciao, Righè! Ada, forse per compensarmi del lavoro che avevo perso, mi disse di venire a casa sua a fare certe riparazioni. E io ero contento di rendermi utile. Poi i soffitti e al bagno ci mettiamo le mattonelle, come si usa adesso. Mario così si diverte. Sì, è proprio il caso. Senta, Righetto, venga, le devo dire una cosa. A me? Sono così nervosa oggi. Mario ha portato una pagella che fa vergogna. Sì, sì. È stato rimandato ottobre e chissà che non debba ripetere l'anno. Sì. Io non ce la faccio più a combattere da sola. Ci vorrebbe proprio una lezione, perché è tutta questione di volontà. Aldo, una volta che era qui, l'ha trovato che si arrampicava sopra i punti di una casa in costruzione. Gli piace fare il muratore. Aldo gliel'ha date tante che gli è passata la voglia per sempre. Io non sono capace di picchiarlo. E questa volta non posso passargliela liscia. Devo picchiarlo io? Forse è necessario. Ma allora va bene. Come devo picchiarlo? Non sulla testa, perché sennò gli viene la meningite. Ah, no. Allora sul culetto, eh? Aldo, quella volta gliela date con la cinta dei pantaloni. Va bene, allora, anch'io con la cinta dei pantaloni. Vado? Sì. Vado. Sì, ma senza fargli male. Oh, lo sai che il cimento lo so fare anch'io? Che vai, gabinetto? No. Hai portato una bella pagella, eh? Levati i pantaloni. Perché? Perché? Ora ti faccio vedere io il perché. Levati i pantaloni. Oh, ma che sei scemo? Oh, fermati. E sta buono, rientra. Fermo, Mario. Mamma, Righetto si è ammattito. Sta buono. Vieni qua. Mario, ascoltami. Non ti picchio, te lo prometto. Vieni qua. Soltanto ti devo parlare. Su, vieni. Non far così, Mario. Mamma sta piangendo. Mica piange, mamma. Non sono capace. No, no. Che cosa gli scrivo a tuo padre? Devi studiare, hai capito? Mamma, non
non piangere, mica mi hai fatto male, sai. Invece doveva farti male. Da domani ti faccio studiare io. Vedrà che a ottobre passerà. Mi sono messo a studiare, ma facevo più fatica di Mario. Però era così grande la gioia di poter stare con loro che ce l'ho messa tutta. Vediamo un po'. Chi ha fondato Roma? Da chi è stata fondata? Da Rimetto? Romolo e Remo. Bravo. E chi ha dato il latte a Romolo e Remo? La mamma. Mario. No, la lupa. Ma com'è che tu non sai ste cose qua? Le so io. E manco studiato io. Chi erano i figli di Cornelia? Il Tevere. Tiberio e Caio. Tiberio e Caio Gracco. Certo, te lo leggi. Sì. E chi era Cornelia? Lo sai? Non amava il lusso e i divertimenti, ma pensava alla sua casa e specialmente all'educazione dei due bambini che voleva onesti e giusti. Arighetti, io mi sono stufato, studiamo dopo mangiato. No, Mario, che Righetto ha fretta, devi studiare. Ha più fretta, gli piace questo qua. Righetto mangia con noi. No, ma no. Mamma mia, come piove. Ma sì, se vuol restare a mangiare un boccone con noi, non può mica uscire con sto tempo. Ma sì, dai, così incominciamo a lavorare. Ecco, bravo. Ma no, è meglio che me ne vado. Ma no, resti, mi fa piacere. Beh, grazie. Con sto tempaccio mi viene a malinconia. Chissà se piove anche laggiù in Africa. Eh no, laggiù è bel tempo. Lì è sempre primavera. L'ho letto in una rivista. Gliela porterò. Ci sono delle fotografie di foreste con degli alberi alti come qua da noi non ce ne sono. Formano un tetto. E il sole deve fare i salti mortali per passarci in mezzo. No, no, sono posti interessanti. Aldo a me non me le racconta mai queste cose. Quando scrive dice, sto bene così spero di voi e basta. Beh, si capisce. Deve lavorare. Domani ne cerco quelle riviste. C'è anche la fotografia di un accampamento. Magari è proprio quello dove sta lui. È bello, sa? E poi ci sono certi fiori strani. Grandi come da noi non ce ne sono. Poi una sera abbiamo quasi litigato perché io non volevo che lei mi pagasse. Forse ho fatto male, perché così lei capì che io le volevo bene. Non è giusto, ecco. Ma come, già mi sembra così brutto che mio padre non lo paghi per tutto quello che fa al magazzino. Mo ci mancherebbe pure che il resto della giornata lo passasse a occuparsi di Mario, di me. Non va bene, non saprei come sdebitarsi. Sdebitarsi di che? Gliel'ho detto tante volte, sono così contento di potermi occupare di Mario, di poter essere utile a lei. Lei mi vuol pagare. Io non voglio niente, la ringrazio. Chi c'è che non va bene? Non ho nessuno. E potrei avere l'impressione che c'è qualcuno. O forse le do fastidio. Sì, le do fastidio. Ma no. Quel poco che guadagno a me mi basta. Ma perché dovrei cercare di guadagnare di più e privarmi del piacere di stare con Mario e con lei? Anche questo non va bene. Ma come, un uomo intelligente, simpatico come lei, deve pensare a farci una famiglia propria, no? Come sarebbe? Non vuole più che vengo. No, non dico questo. Ma io... io sono sposata e lei affezionarsi troppo alla famiglia di un altro. Non deve pensare male, non c'è niente di male, glielo giuro. Devo pensare anche a me. Anch'io c'è pericolo che mi affezioni troppo. Sì, perché Mario non fa altro che parlare di lei. E io, qualunque cosa abbia bisogno, so che posso contare sul suo aiuto. Perciò... non c'è questo pericolo, non c'è. Se lei vuole, non verrò più. Addio. Righetto, no. Venga quando vuole. Ma si ricordi che si deve fare una famiglia. Lei può fare la felicità di una donna. È fatta apposta per avere dei bambini suoi. Promesso. Quando non vorrà più che venga, me lo dirà. Certo, a me fa piacere. Ma solo l'idea di darle fastidio.
per me ha avuto solo un po' di pietà. No, ti ho voluto bene. Io ho sbagliato. Pensavo solo al domani. Sempre solo al domani. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Erano 25. E no, erano 26. Mario, ma papà non veniva a cercare te? Già mi ha trovato. Vieni a casa poi. C'ho quel che l'aspetta. Avete visto? Così gli parlate e non ci pensate più. Grazie, signora, lo aspettiamo e così lui ci parla. Ti aspettiamo. Papà ti aspetta davanti al primo banco del Luna Park. Va, corri. Ma perché non aspetta il Luna Park, papà? Per portarti sulla giostra, no? Ma papà non è arrabbiato? Papà? Ah, perché siamo ritornati a casa tardi? Sì. Ma no, neanche ci pensa più. Tu, Mario, bisogna che tuo padre lo impari a conoscere. È buono, sai, tanto, e ti vuole bene. Ma che hai fatto là? Niente, sono caduto. Ci vieni pure tu? No, non posso, devo lavorare. Abbiamo lavorato fino adesso. Senti, sono venuto a chiamarti io perché mi ero scordato di dirti una cosa. Che cosa? Che io domani parto e che starò fuori tanto tempo. Di un po', ragazzino, ma allora tuo padre non viene a casa? Sta là, tanto tempo quanto? Ma non lo so. Lo potevi dire prima, no? Ma non ero proprio deciso. E adesso sì? Adesso sì. Ho voglia di tornare un po' in campagna dai miei. Torno a fare il contadino, lavoro nei campi. Si sta bene, sai. Meglio che da nonno lo scarico? Forse sì. Tanto io vado in collegio e tu non mi vedrai mai più. Ma se io non ci sarò? Ma vai da papà, va. Ciao. Senti, Righetto. Righetto! Mettiamo d'accordo. Guardi, ne parliamo in un altro momento. Ha detto Righetto che va via. Sì, lo so. Ma se non ti metto più in collegio, sei contento? Sei contento? Sì. Se non porto più, se decido di star qua, ti piacerebbe, di? In qualche modo ci si arrangia. Sei grande. Ci
ci potremmo organizzare. I nonni ci darebbero una mano. Ti piacerebbe? Senta. Allora... Scusi, no, non ho tempo adesso. Volevo dire per la casa, non è il momento. Ci devo pensare. Che vuoi fare, Mario? Vuoi andare su automobiletti? No. Tutto sta che diventiamo amici. Sì, tutto sta che diventiamo amici. In Africa, in baracca, c'era uno che lavorava con me laggiù. Ci arrangiavamo in tutto, pure per cucinare. Vuoi che proviamo a stare insieme? Certo, se sto qui devo cominciare a trovare lavoro. Ma se vado via altri 2 anni, che ne so se mi riconosci ancora quando torno. Tu che ne dici? Devo restare finché non sarai grande. Poi magari sarai tu a lasciarmi. Vuoi andare sulla giostra? Guarda, scegli, dove vuoi andare? Perché hai righetto fatto? Non lo so. Se te l'ha detto. Sì, mi ha detto che fa. E che ti vuole tanto bene. Ma intanto ci sto io con te. Sì? Sì, certo. Ti piace lo zucchero filato? Vieni. Prego. Allora hai deciso? Dove vuoi andare? Là. Sugli aeroplani? Oh, lo sai che Righetto c'aveva paura? Eppure io ho paura. Io ho paura a salire su quell'aeroplano, sai? Guarda come girano forte. Quelli sono veri. E chi ce va lassù? Non è vero che c'è paura. Sì che c'ho paura. E tu scherzaci. Andiamo un po'. Me porti te però. Eh? Sì. L'aeroplano lo guidi tu. Capito? Oddio. Dammi la mano. Oddio. Ma davvero Righetto ci aveva paura? Sì.